Lo salutiamo, protagonista di questa partita. Hai mancato l'appuntamento con il gol, però il gol di Galano porta la tua firma. Sì, sì, no, l'importante era portare a casa i tre punti, poi se l'ha fatto Galano non lo facevo io, era la stessa cosa, l'importante, ecco, erano i tre punti in questo campo. Ecco, però c'è una grande firma tua sul gol dell'1-0, perché sei andato in pressione alta, hai recuperato il pallone, hai fatto un movimento da ala fresca, invece eravamo quasi al 90° minuto, raccontaci un po' quell'azione. Sì, noi non abbiamo, dall'inizio della partita non abbiamo mai mollato, quindi... In quell'occasione ho creduto nell'errore del difensore, poi ho visto Galano solo e ho provato a dare la palla giusta. Guardiamo alla fine della partita, quell'esultanza, quella festa sotto il settore dei tifosi, avete un po' sfogato la rabbia, la tensione accumulata nelle ultime settimane? Sicuramente venivamo da una partita persa malamente, quindi eravamo tutti vogliosi di una rivincita e... Siamo andati sotto il settore ospiti, sotto i nostri tifosi, per goderci questo momento, perché anche loro se lo meritano, perché era da tanti anni che il Pescara... 31. Esatto, quindi ci godiamo questo momento. Un attaccante in particolare ha bisogno anche di quella scintilla per iniziare bene la stagione o accendere la sua stagione. Il recupero palla che hai fatto e l'assist su Galano può essere la scintilla della tua stagione con il Pescara? Ah, lo spero, io... Provo sempre a farmi trovare pronto, poi sicuramente ci vogliono degli episodi e spero che questo sia quello giusto. Matteo, questa sera Pescara in campo col nuovo modulo 3-5-2, diceva Zauri, non possiamo reggere le tre punte. Questa sera tu e Galano avete fatto vedere delle buone cose, come ti sei trovato con il tuo compagno? Abbiamo visto bene anche in occasione dell'azione del gol. In generale, com'è andata con questo nuovo modulo? Ma sicuramente abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, di stare compatti, poi quando c'era l'opportunità di ripartire e cercare di fargli male. Siamo stati bravi a lottare fino alla fine e quindi ci troviamo bene. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Matteo, all'inizio, prima giornata di campionato a Salerno, punta esterna del 4-3-3, poi punta centrale sempre del 4-3-3, oggi con l'attacco a due o con, diciamo, Galano a supporto tuo, unico riferimento centrale. Qual è il ruolo dove si trova meglio se potesse scegliere Bruno? È chiaro che fai quello che dice il mister, però se potessi scegliere tu? Io ho fatto sempre la prima o la seconda punta l'anno scorso, quindi... A due? A due, quindi più o meno è quello il ruolo mio. Perfetto.